Ai! Tu sai? Cari amici di Milano TV, eccoci qui insieme ai due massimi esponenti della Maxima 79, Fabrizio Zoro e Tony Velardi. Fabrizio Zoro, l'ideatore di questo bellissimo progetto, Tony Velardi, il direttore artistico, nonché musicista, pianista, qualunque altra cosa che ha a che fare con la musica. Fabrizio, cosa ti ha portato fino qua? È un sogno che avevo nel cassetto tanti anni fa, nonostante facessi solo il DJ volevo anche creare e fare musica, non essendo un musicista professionista, io con Tony ci conosciamo da ormai quasi 20 anni e abbiamo messo in piedi questo progetto. E per far arrivare Tony nella tua formazione l'hai corteggiato a lungo, vero? Sì, l'ho corteggiato a lungo, tant'è che come le grandi donne mi ha detto di no all'inizio. Sì, sappiamo tutta la storia, la sappiamo. E quindi ho dovuto corteggiare ancora di più, mettere il mio savoir-faire in modo che... Comunque è stata una cosa che ha avuto ottimi risultati perché adesso state girando il mondo, vero? Sicuramente, stiamo girando il mondo, grandissime soddisfazioni, davvero in tutto il mondo, quindi in paesi tipo l'Asia, siamo stati l'altro anno, Bangkok, quindi super grandissima, grande risposta del pubblico, la gente canta le canzoni, conosce tutte le canzoni, quindi per noi grandissime soddisfazioni. Finalmente siete tornati a casa. E siamo tornati a casa, siamo qui a Milano, Latin Festival. E quindi siamo qui pronti per ascoltare questo splendido concerto e vi lasciamo andare. Siamo prontissimi, grazie mille a tutti, grazie Milano Etno TV, è un piacere. Grazie ragazzi.